Sarò più bianco della neve. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Insieme. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare. Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre. Purificami, o Signore. Sarò più bianco della neve. Ecco, ti piace verità nell'intimo e nel profondo mi insegni sapienza. Se mi purifichi con issopo sono limpido, se mi lavi sono più bianco della neve. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Fammi udire gioia e allegria, esulteranno le ossa che hai fiaccato. Dai miei errori nascondi il tuo volto e cancella tutte le mie colpe. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo l'Eucaristia in suffragio di Monsignor Gianluca. Desideriamo condividere sofferenza e fede, la speranza nella vita eterna, per cui preghiamo in suffragio dell'anima di questo nostro fratello sacerdote. E desidero condividere le condoglianze con i suoi cari, tutti i suoi familiari, con i suoi condiscepoli, con questa comunità di Nembro e tutti i suoi sacerdoti, con tutti i sacerdoti che stanno concelebrando, con le persone delle diverse comunità che Monsignor Gianluca ha servito nel suo ministero, con il capitolo della cattedrale, con tutti coloro che hanno intrecciato la loro esistenza con quella di Monsignor Gianluca. Un saluto al signor Sindaco, che ringrazio per la sua presenza. Entriamo ora nei santi misteri e umilmente chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore misericordioso, che al tuo servo Gianluca, sacerdote, nel tempo della sua dimora fra noi, hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera
di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua resurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Parola di Dio. Mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore difesa della mia vita, di chi avrò timore? Ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sei il mio pastore, lui.
questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Care sorelle e fratelli, Gesù ci rivela la volontà di Dio, quella volontà di Dio che a volte ci sembra nascosta nel tempo della pandemia che ha colpito anche Monsignor Gianluca. Ci siamo interrogati sulla volontà di Dio, così come avviene sempre, soprattutto quando la vita diventa difficile, è oscurata dalla prova. Ecco, abbiamo appena ascoltato da Gesù qual è la volontà di Dio: che nulla e nessuno vada perduto, ma che appunto per Gesù riceva la vita eterna e risorga nell'ultimo giorno. Questo aggettivo eterna e questo ultimo giorno dicono una dimensione definitiva. In Gesù noi riceviamo una vita che non è più sottoposta al potere della morte. Noi moriamo, ma la morte non esercita un potere definitivo. Nella vicenda di Gesù, in Lui che muore e risorge e che ci comunica il suo spirito, anche noi moriamo per risorgere ad una vita nuova. Non dobbiamo dimenticare che per i cristiani la causa della morte non è la vecchiaia, la malattia, la pandemia, ma è il peccato, perché Dio non vuole la morte. La morte entra nel mondo a causa del peccato, cioè di quella separazione, di quella rottura della relazione tra Dio e gli uomini. E Gesù viene appunto per riconciliare l'umanità,
per riallacciare definitivamente questo rapporto. Ed è proprio per Gesù e per la sua opera di riconciliazione che quindi vince il peccato. Gesù ha vinto il peccato e proprio per questo diventa vittorioso sulla morte e può comunicare anche a noi che crediamo in Lui, che in Lui siamo stati immersi nel battesimo, il dono di una vita nuova. Care sorelle e fratelli, sofferenza e dolore nella morte accomuna tutta l'umanità. Il ricordo, la memoria, l'onore attribuito, la struggente nostalgia appartiene a tutta l'umanità. Noi cristiani portiamo una parola che scaturisce dalla nostra fede proprio nell'oscurità della morte. Ed è la parola per cui quel Cristo in cui noi crediamo ha vinto il potere della morte. Dice l'Apostolo, il crocifisso ha distrutto in lui il corpo del peccato. E la vita nuova non è più soggetta al potere della morte. Ecco l'importanza del battesimo che abbiamo ricevuto. Ecco il dono che passa dalle mani di un sacerdote quando comunica la grazia nei sacramenti, nell'Eucaristia, nel sacramento del perdono. Ecco lo spirito di cui è investito un sacerdote, il sacerdote è mandato a comunicarlo in nome di Gesù. La vita nuova in Cristo Signore è il dono di cui umilmente ogni sacerdote è portatore. Ciascuno di voi porta nel cuore un ricordo di Monsignor Gianluca, motivi di riconoscenza, motivi che gli fanno pensare a ciò che ha rappresentato nella sua vita. Ma noi in questo momento vogliamo ricordarlo al Signore per la missione che Lui ha compiuto. Lo sguardo su coloro che muoiono da parte di noi cristiani è nello stesso tempo provato dal dolore e alimentato dalla speranza. E tutto questo porta noi che ancora viviamo ad uno stile di vita, tutto connotato dall'amore che è una delle caratteristiche della vita nuova e dalla generatività, perché chi ama genera vita. Ecco, cari sorelle e fratelli, la parola che il Signore fa risuonare nella morte di un sacerdote che attorno a sé ha attirato molti. E allora ci facciamo voce di Lui con le parole del Salmo che abbiamo pregato. Spero nel Signore e i miei occhi vedranno il suo volto. Preghiamo insieme, affidando al Signore l'anima di Monsignor Gianluca e tutte le nostre intenzioni e speranze. Diremo con fede, ascoltaci Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo
per il dono del ministero pastorale che hai concesso per 11 anni alla comunità di Ranica, attraverso il cuore e l'operato amministrativo di Don Gianluca. Rendi a lui la tua carità e per la vita eterna quella stessa grazia che ha celebrato nei sacramenti, nella sua dedizione alla parrocchia e in questi ultimi anni alla missione Unidad Educativa San Gabriel in Ecuador. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Caro Don Gianluca, ora sei tornato nel cuore di Dio, da dove sei venuto. Signore, ti preghiamo perché Don Gianluca dal cielo continui ad accompagnarci con la sua saggezza e la sua profonda fede e perché riposi in te, Signore, nella pace eterna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché nella diocesi di Azogues, Ecuador, tu colmi, mio Dio, il vuoto lasciato da Don Gianluca e susciti nelle comunità dell'Ecuador vocazioni sacerdotali, religiose, laiche, di servizio al prossimo, con uno sguardo particolare verso chi non ha voce. Per questo ti preghiamo, Signore. Ascoltaci, Signore. Conforta, Signore, i familiari di Don Gianluca. Aiutali ad accettare la sua perdita e dona pure a tutti noi che lo amiamo la forza per superare questo dolore per la sua perdita. Signore, per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, nella scuola San Gabriel mancherà Don Gianluca, mancherà tanto, mancheranno i missionari e la nostra famiglia. Ti preghiamo, Signore, perché il seme da lui piantato nei cuori di tanti ragazzi, di tante ragazze, con la tua luce e la tua forza si trasformi in un deciso sì alla tua chiamata. Per questo, Signore, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Signore, queste preghiere, quelle che ciascuno porta davanti a te. Le affidiamo all'intercessione di Maria, la madre di Gesù, lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per la forza di questi sacramenti concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Gianluca, sacerdote, di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Gianluca, sacerdote, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Abbiamo ricevuto uno spirito da figli e con la preghiera che Gesù ci ha insegnato non solo lo ricordiamo a noi stessi, ma così vogliamo mostrarci, presentarci davanti a Dio. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo scambiamoci la pace. Toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a questo, ma di soltanto una parola di Gesù. Per accostarci all'Eucaristia, due sacerdoti si disporranno ai piedi dell'altare, due lateralmente e due fuori dalla chiesa per coloro che sono fuori. Yeah.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo a Dio la tua clemenza. Dona al tuo servo Gianluca, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Cari fedeli, carissimi confratelli sacerdoti, familiari di Monsignor Gianluca, autorità presenti, a tutti voi un cordiale buongiorno. Con questo saluto alla Papa Francesco mi rivolgo a voi per delle parole che neppure io so in che misura possono venire incontro alle vostre aspettative. E mi chiedo e vi chiedo se Monsignor Gianluca fosse qui lui al mio posto, da questa collocazione dove tante volte ha rivolto a noi la sua parola, il suo insegnamento, la sua dottrina, cosa avrebbe da dirci, cosa ci direbbe? Sembra una domanda provocatoria, ma non lo è. Perché? Perché l'omelia del Vescovo ci ha dato la chiave di lettura di questa vita che non si spegne, ma trasloca in altra direzione. E lo stesso Don Gianluca non meno di 6 anni fa ha rilasciato una intervista proprio da qui, da Nembro, per i suoi 60 anni di sacerdozio, nella quale ha riassunto da par suo l'esperienza che aveva vissuto e che stava concludendo. Una intervista di 20 minuti abbondanti, dove il suo cuore, la sua anima, il suo sentimento, tutto se stesso viene riflesso in maniera immediata. E quella intervista è ancora in circolazione, perché è passata su YouTube. E questa mattina l'ho risentita per mettermi in sintonia, per trovare la stessa lunghezza d'onda per trasmetterla. Basta che appiate il computer, vi sintonizzate sulle frequenze di YouTube e schiacciate Monsignor Gianluca Rota, vi esce immediatamente tutto quello che lui ha detto di sé a conclusione, sì, non definitiva ma comunque avanzata. E da quella intervista alla quale mi faccio appello, ecco, le due componenti di lettura della sua realtà, l'omelia del Vescovo per avere la chiave di lettura e la sua diretta testimonianza. Io penso che se fossi qui, ecco, ripeterebbe quello che in quel momento di finale conclusione lui ha espresso. E parte
dalla sua vocazione. È venuto in seminario dopo la maturità scientifica al liceo di Bergamo. È arrivato un altro rote in seminario e poiché io c'ero già, siamo in due, e poiché allora le regole di successione erano le regole alfabetico, rota lui, rota io, siamo vissuti gomito a gomito gli anni rimanenti della nostra permanenza in seminario. Il vecchio seminario, il seminario delle finestre alte, dei dormitori immensi, delle aule quasi sotterrate, quel seminario ci ha formato e ci ha lasciato un'impronta per una vita che abbiamo vissuto in maniera intensa, perché una vicenda e un'avventura stupenda, di una caratura direi inedita e inimmaginabile nel futuro. Quando lui è arrivato in seminario per la teologia, abbiamo vissuto dei momenti che hanno inciso in profondità il nostro essere sacerdoti. Uno degli avvenimenti che più ci ha colpito sono state gli avvenimenti di Ghiaia e di Bonate, che sono arrivati in seminario come in tutta l'Italia, in tutta la diocesi, come segni di qualcosa che stava avvenendo in maniera straordinaria. Erano i tempi della guerra, che ha i capelli bianchi come me forse li ricorda, anni terribili. C'era la fame, si fa presto a dire fame, ma guardate che è una realtà terribile, si pativa la fame. E c'erano i soldati al fronte che morivano, e c'erano le genti sparse nelle città, sotto i bombardamenti, ma vi ricordate il bombardamento di Dalmine? Ma vi ricordate il trenino della Valseriana che veniva mitragliato ogni giorno, la gente disperata? E le notizie che arrivavano dal fronte, questa gioventù mandata al macello in maniera insensata, incredibile. Bisogna averle vissute queste realtà per capirle, perché altrimenti ci mancano le categorie mentali per immergersi dentro, e allora si possono fare anche degli errori di calcolo gravi. Cosa volete che importasse alla gente delle discussioni, delle teorie? Vedeva in quella luce qualcosa che poteva salvarla, che poteva aiutare, e allora il collegamento con Fatima e la chiusura della Prima Guerra Mondiale aiutava, apriva i cuori e le speranze. Nella mia famiglia il primo fratello morto su quei campi di battaglia. Io ricordo il giorno in cui il sindaco e il maresciallo vennero a casa a dirci che non c'era più. Sono fatti che spezzano la vita, c'è un prima e c'è un dopo. E l'idea della Madonna, l'idea del miracolo, l'idea della fine creava una realtà nuova. In seminario il rettore di allora, Cesare Patelli, a ricordo, istituì la Congregazione Maria, una devozione particolare che aveva connotato in quel modo. Ma poi il primo ottobre, il primo novembre del 50, 1900, la definizione del dogma dell'assunta, che ha colorato di cielo il nostro sacerdozio. Nati sotto il segno di Maria per portare al mondo, all'Europa che usciva dalla guerra, che usciva una speranza di futuro. Poi, in seminario, abbiamo avuto delle gioie grandi,
le visite di Papa Roncalli. Allora nunzio apostolico in Francia veniva in classe, passava tra i banchi, ci metteva la mano sul capo. Da dove vieni tu e chi è il tuo parroco? Ma io lo conosco, ma salutamelo, passerò a trovarlo. Questa figura angelica, questa realtà, bastava vederla. E avevamo di frequente queste sorprese. Poi arrivò l'ordinazione sacerdotale il 5 giugno 1551. 55, 1955, 60, più di 60 anni fa. Siamo saliti sull'altare del Duomo, eravamo in 36, eravamo, il presbiterio del Duomo è immenso, ma non c'era più uno spazio, eravamo, e il vescovo, un signor Giuseppe Piazzi, che ci accolse. E ci tenne un'omelia che non abbiamo più dimenticato, connotando il nostro sacerdozio con due qualifiche fondamentali: santità di vita e purezza di fede. Santità di... Poveretto sto vescovo giovane, tremebondo, balbettante, che ci commuoveva ancora di più di quanto lo fossi io. Santità di vita e purezza di fede. E poi l'inizio del ministero. E subito all'inizio il grande evento del Concilio Vaticano II, che ha rimodulato, rifatto la nostra vita, a partire dalla messa, non più in latino, non più rivolta alla parete, ma in quella forma che noi ben conosciamo. E di volta in volta, di giorno in giorno, che arrivavano le notizie di quella realtà che a Roma si stava costruendo, giorno dopo giorno, certo. Non tutto andò liscio, non tutto proseguì in maniera disincantata. Arrivò il 68, come un uragano che travolge, come qualcosa di fronte al quale non abbiamo difese, non ci sentiamo sprovvisti. E non è ancora finito il 68, non facciamoci delle illusioni, non creiamo dei facili ottimi, non è ancora finito. E come immediata conseguenza, le Brigate Rosse, gli anni di piombo, e così di seguito. E la dissoluzione della democrazia cristiana sotto i colpi della magistratura, delle mani pulite che hanno fatto il resto. E abbiamo poi trovato conforto nella vicinanza di grandi pontefici, quando mai la Chiesa ha avuto una sequenza di papi santi come quella che abbiamo avuto noi. San Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XV, Papa Francesco. Ma quando mai nella Chiesa c'è stato un periodo di fioritura, di santità ad altissimo livello, come quella che abbiamo vissuto noi nella nostra ammirabile avventura? E poi la sua destinazione di sacerdote novello, prima a Vercurago, poi a Brembati, sotto, indi parroco a Colognola, a Ranica prima e a Sant'Alessandro in Colonna, da ultimo canonico del capitolo della cattedrale di cui era prevosto, e poi la sua esperienza missionaria in Ecuador. E nel contempo li ricordo queste località perché, guardandovi negli occhi, cari fedeli, vedo che alcuni di voi arrivano proprio da quelle parrocchie che lui ha frequentato, dove lui ha profuso tutto se stesso
e se la vostra presenza onora Lui, onora anche voi. E fate bene a essere così, perché la gratitudine, l'amicizia, l'onestà sono valori grandi della vita che si manifestano anche in queste circostanze. Poi il suo ministero, il nostro caro Monsignor Gianluca, lui nella sua intervista a YouTube la sintetizza in tre manifestazioni sacerdotali che lo qualificano, sono come le coordinate del sistema che danno poi il risultante. Il pulpito, il confessionale, la sacrestia, il pulpito. Don Gianluca, non uso una parola profana che non gli si addice, non era un oratore, era però un predicatore, che si riusciva a sapere trovare la lunghezza d'onda giusta per trasmettere, che non è la scienza, che non è il sapere, che non è l'eloquenza, è il cuore a cuore che parla, di fronte al quale ogni altra resistenza cade. È dall'abbondanza del cuore che si parla, il resto è retorica, sono frasi fatte, sono luoghi comuni che non servono a nulla se non a far perdere tempo. E assieme al pulpito il confessionale, sempre a disposizione, illuminati da una sapienza che non è la sapienza umana, il saper capire, il saper comprendere, il saper perdonare, il saper essere disponibili, il capire che non c'è qualcosa di più importante, anche se sono i quadri della sacrestia o i tetti della chiesa, ma al primo posto. E poi la sacrestia, la liturgia. Monsignor Gianluca amava il bello, le cose belle, le voleva così. Le pianete più belle, i piviali più belli, i calici più belli. Non è una questione di gusto soltanto, perché talvolta non bisogna dimenticare che la forma diventa sostanza, e questo avviene non solo nella consacrazione, ma anche giorno per giorno. E il Cardinal Martini, in una sua meravigliosa e profetica omelia, dice: e sarà la bellezza a salvare il mondo. Non è una questione soltanto di gusto, è una questione di principio, è una questione di fondo. E teneva anche la sua persona con un decoro che gli faceva onore. Io non ho mai visto Monsignor Gianluca se non in clergyman o in veste talare. Era il suo abito. E mi diceva: la Chiesa me lo ha dato, cerco di onorarlo e lo porto con vanto. Sono fiero della mia veste, del mio clergyman. Non l'ho visto in altra, cari fratelli. Certo, poi accenna anche a momenti difficili nella sua intervista, Monsignor Gianluca. Anche lui ha avuto le sue prove, le sue difficoltà, diciamo anche, se volete, lo ammettiamo, le sue cadute. Perché vedete, è scritto nel Vangelo, quel capitolo sesto di San Luca, sedicesimo di San Matteo: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stessa,
prenda la sua croce e mi segua. Ma vedete, sono le condizioni del contratto queste. La vocazione è questa cambiale in bianco che il Signore ti dice: firmala con la tua onestà, perché la seguirai per tutta la vita. Chi vuol svenire dietro a me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso e mi segua. Il grande scrittore francese Bernanos, il suo capolavoro è un'opera, uno scrittore cattolico di alto profilo, La vita del santo curato d'Ars, che tutti conosciamo, almeno per sentito dire. Ebbene, questo grande scrittore, questo genio della letteratura mondiale, ha intitolato quell'opera così: Sotto il sole di Satana. Sotto il sole è la vita del santo curato d'Ars. Perché questo fa parte della cambiale sottoscritta in bianco, con la promessa di innamorarci di lui, della Chiesa, delle anime, così come sono, del mondo che ci vuole in questa maniera. Cari fedeli, cari cristiani presenti, Don Gianluca se ne va, ma lascia accesa la luce, non spegne la luce. È una luce che trae forza da qualche cosa che ci è anche familiare, se volete. Papa Francesco è solito concludere le sue esortazioni con questa affermazione: volare alto e sognare cose grandi. Volare alto, non la mediocrità, non il compromesso, non il va bene tutto, va bene. No, volare alto e sognare cose grandi. I sogni di Giuseppe, il padre putativo di Gesù, questi sogni avveniristici, questi sogni profetici, questi sogni programmatici, volare alto e sognare cose grandi. E l'esortazione del vescovo che ci ha ordinato, sacerdoti, purezza di fede e santità di vita, sono i binari che ci portano, che ci sorreggono, che ci guidano. E la parola di Paolo VI, al termine del Vaticano II, la figura del cristiano nuovo, i piedi nel passato, la mente nel futuro. Qui c'è tutto, Don Gianluca, riflesso nella realtà che stiamo vivendo. Ha lasciato acceso la luce, viviamo in quella luce. E domandiamo a lui una grazia in questo momento solenne, in questa occasione particolare, in questo viaggio ultimo, che ci dia la forza, la grazia, il coraggio di mettere i nostri piedi dove lui ci ha lasciato le impronte. Do lettura del testamento spirituale di Don Gianluca, redatto nell'85 ma aggiornato in diverse parti il 30 marzo di quest'anno. Quando si leggeranno queste note, il mio corpo mortale sarà deposto nella tomba dei miei genitori. Desidero un funerale semplice e modesto e senza fiori né apparati. Si collochi la mia bara sulla terra con il libro dei Vangeli. Sulla lapide della tomba non si pongano elogi di sorta, una croce, nome e cognome, data di nascita e di morte. Nella mia vita sacerdotale ho sempre desiderato di servire il Signore nella fedeltà, anche se spesso non mi è riuscito di farlo fino in fondo. Ho sortito dalla natura un temperamento socievole ed ottimista, ma anche molto impulsivo. Un temperamento insoddisfatto di cose ordinarie
e che mi ha fatto sempre soffrire ogni volta che ha avuto il sopravvento sulla ragione. Ho sperimentato negli anni più maturi una certa calma, un certo dominio sull'innata impulsività, anche se difficile a mantenere. Il mio brio naturale, la mia vivacità spontanea, il mio dinamismo furono provvidenzialmente frenati e posti gradualmente sotto il controllo della volontà, ma ci furono talvolta, all'improvviso, manifestazioni violente del vecchio uomo che avevo creduto definitivamente morto. Per questo chiedo scusa a tutti coloro che direttamente o indirettamente avessi offeso o scandalizzato, e li prego della carità del loro compatimento e della loro suffragante preghiera. Desidero di essere presto dimenticato, anche come espiazione del mio orgoglio e della mia ambizione, che talvolta mi ha dato compiacenza delle piccole glorie avute dalla vita. Ciò che mi salvò dallo scendere troppo in basso e dal compromettere il mio sacerdozio fu la mia superbia, insieme all'esigenza innata di mantenere fedele da galantuomo alla parola data a Dio il giorno della mia ordinazione. Ai molti sacerdoti di cui fui guida spirituale nel periodo di formazione e in seguito nel loro ministero, una particolare richiesta di perdono per la mia pochezza, la mia incapacità, il mio cattivo esempio, anche se devo assicurarli di averli amati tutti, indistintamente, con amore di padre, e di averli ogni giorno presentati al Signore, anche nominati nella preghiera. Riconfermo, ora e nell'ora della mia morte, la fedeltà alla Chiesa Cattolica, al Papa, al mio Vescovo, e professo pubblicamente la mia fede aderendo a tutte le verità della dottrina cattolica. Accetto sin da ora con piena sottomissione qualsiasi genere di morte con cui piaccia a Dio di chiamarmi a sé, ed offro la mia vita in espiazione dei miei peccati e per la Chiesa tutta che è stata in cima ai miei pensieri. Perdono a tutti di cuore, soprattutto a coloro che mi causarono prove dolorose ed intense in alcuni periodi del mio ministero sacerdotale. Così desidero di essere perdonato da tutti nell'amore di Gesù. Raccomando la mia anima a Maria Santissima e con lei spero di attendere uno per uno alla porta del cielo i miei figli spirituali e coloro che mi sono stati affidati dal Signore per godere con essi la gioia dell'amicizia di cui in vita ebbi il culto. Addio, miei cari, spero di rivedervi tutti. Don Gianluca Rota. E adesso una testimonianza dei familiari e poi le esequie. A nome della famiglia, del fratello Roberto, dei nipoti Gianluca, Patrizia, Lorena e Ilaria, voglio porgere a tutti voi un grazie sentito e riconoscente per essere accorsi questa mattina così numerosi a dare l'ultimo saluto a Don Gianluca. Un grazie sentito e riconoscente al Vescovo Francesco, al Vicario Generale Monsignor Davide, ai canonici del capitolo della cattedrale, ai numerosi sacerdoti concelebranti, ai religiosi e alle religiose e alle autorità civili. Un grazie al parroco di Nembro, Don Antonio, che è stato davvero speciale, che ha portato a Don Gianluca in quest'ultimo periodo la presenza e il conforto dell'amicizia, la carezza della fraternità sacerdotale, il calore dell'intera comunità.
In questi ultimi giorni e nei giorni più duri della malattia di Don Gianluca sono state numerose le testimonianze di affetto ricevute. A tutte queste persone la famiglia intende dire un profondo grazie. Non è mai facile dare un ultimo saluto ad una persona. È ancora più difficile quando si tratta di un amico e di una personalità come quella di Don Gianluca. Vita pienamente vissuta e realizzata fino alla fine, quella di Don Gianluca. Era contento e convinto di averla spesa interamente nella scelta del sacerdozio a servizio della Chiesa. Le sue omelie più intense e sentite erano proprio quelle inerente il dono di vita investita nella scelta di ogni vocazione e in particolare quella sacerdotale e religiosa, perché di questa ne era testimone credibile. Tutti noi abbiamo potuto apprezzare in Don Gianluca il dono della parola, di una perfetta dizione avvalorata da una postura signorile, spalle aperte, volto e sguardo rivolto verso l'alto e verso la persona, ordine nella cura di sé e nel modo di presentarsi, atteggiamenti che esprimevano di lui autostima, autorevolezza e padronanza di linguaggio. Erano suoi doni specifici e avremmo ascoltato le sue omelie senza limiti di tempo. Ho avuto la fortuna di frequentare la casa di Don Gianluca fin da giovane e la sua scrivania di lavoro era sempre occupata da libri aperti e sottolineati, fonti e giornali da cui si formava e documentava per preparare le sue omelie, gli itinerari formativi, gli esercizi spirituali che amava tenere con passione a laici, religiosi e sacerdoti. Don Gianluca è stato per molti di noi un padre ed erano per tutti noi chiare le sue capacità nell'individuare ed indicare doni, capacità, possibilità, stimolandone lo sforzo per intraprendere cammini e scelte di vita. Ma erano altrettanti chiari in noi i suoi no, i suoi non sono d'accordo, appunto i no educativi che fanno crescere, ma tutto questo sempre con profondo rispetto. Don Gianluca era capace di chiedere umilmente scusa per un tono di voce o una parola fuori posto. Stupenda l'accoglienza che riservava ad ogni incontro e soprattutto nella sua casa, specchio anch'essa della sua personalità, riflesso di gusto, di eleganza e della bellezza che ricercava per sé e per gli altri. Ho avuto altresì la fortuna di condividere con Don Gianluca viaggi, vacanze e di essere suo ospite più volte nella missione di cui a sua volta era ospite in Ecuador. La sua giornata iniziava prestissimo e la prima cosa, dopo un profumo di caffè che si diffondeva nella sua casa, erano la preghiera, l'ufficio, le lodi, l'ora media, per poi proseguire durante la giornata con la messa, il rosario, vespro e compieta, tutti i giorni, anche se la giornata era stata lunga e faticosa. Le sue ultime pagine più belle e significative Don Gianluca le ha scritte dalla cattedra del dolore e della sofferenza di questi ultimi due mesi. Il verdetto di una diagnosi ascoltata, accolta e vissuta con dignità e piena lucidità e consapevolezza fino alla fine. Mi confidava negli ultimi giorni. Nella mia vita avevo tanti desideri, spesso cambiati dall'obbedienza ai miei superiori, ma mi sono sempre trovato bene a ricercare luce e motivazione dentro la preghiera e la parola. E quando le forze stavano venendo meno e sul suo volto
erano evidenti i segni del dolore, dell'angoscia, a volte sfociata nel pianto, che la vita, quella che ha intensamente vissuto, amato nelle persone incontrate, lo stava lasciando. Anche qui era la ricerca del Signore nella preghiera e nell'Eucaristia spezzate dal dolore. Un paio di giorni prima di morire mi diceva nel pianto, abbracciandomi: ho solo paura che diventi troppo lunga, di essere di peso e di non riuscire a sopportare psicologicamente questa malattia. Non ho paura della morte e di incontrare il Signore. L'ho cercato per tutta la vita. Questa mattina, per suo desiderio espresso nel suo testamento spirituale che abbiamo ascoltato, il suo corpo, accolto nella bara, è steso a terra. Sopra la bara è collocato il Vangelo aperto. Come avviene per i sacerdoti, i suoi piedi sono rivolti verso l'assemblea e la sua testa verso l'altare. E con questi segni è come se anche questa mattina ascoltassimo la sua voce, chiara, dirompente, sapiente, quella risuonata più volte in questa chiesa arcipresbiterale che lo ha generato alla vita del battesimo, nei sacramenti, nella vocazione e che oggi lo accoglie per l'ultimo saluto. E scriverà con noi da oggi nuove pagine, chiedendogli l'aiuto da ora, da dove ora si trova davanti al Padre, perché le nostre vite siano pienamente vissute e realizzate e piene di sapore, come è stata la sua fino all'ultimo respiro. Il nostro fratello Gianluca, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra fraterna preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, immagine viva di Cristo buon pastore, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo, erede di quei beni che Dio ha promesso a coloro che ascoltano la sua parola e la vivono ogni giorno. Restore mia voce.
Padre onnipotente ed eterno, le anime dei giusti sono nella tua pace. Nel giorno del giudizio risplenderanno e riceveranno grandi benefici, perché coloro che ti sono fedeli vivranno presso di te nell'amore. In Cristo, tuo Figlio amatissimo, primizia di coloro che sono morti, tutti riceveranno la vita, perché chiunque vive e crede in Lui non morirà in eterno. Padre Santo e Misericordioso, con fiducia ci uniamo nella preghiera e a te raccomandiamo il nostro fratello Gianluca, sacerdote. Ora che il suo volto è celato al nostro sguardo, donagli una dimora eterna non costruita da mani d'uomo e accoglilo come servo buono e fedele tra coloro che contemplano il tuo volto. E a noi che restiamo qua giù, dona la forza di fare della nostra vita un cammino verso di te, perché un giorno possiamo ritrovarci insieme e cantare per sempre la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso accompagneremo Don Gianluca al cimitero. I familiari usciranno dalla porta centrale, gli altri sono invitati ad utilizzare le porte laterali. Non c'è il corteo al cimitero, chi desidera, i familiari in modo particolare, ci si ritrova al cimitero per la benedizione finale. Spirito, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.